Nel video successivo c'è un errore. È nell'espressione di questa forza magnetica che agisce su questi due lati della bobina. Mi ero dimenticato di moltiplicare per il numero delle spire. Infatti ciascun filo subisce la forza magnetica IBB, ma siccome la bobina è formata da n spire, su ciascun lato della bobina la forza complessiva è NIBB. In questo foglio ho aggiunto N qua, anche qua, qua, qui, 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 e di conseguenza N per N, N al quadrato, ho aggiunto il quadrato qui. Inoltre AB sono i due lati della bobina, il loro prodotto dall'area S, che insieme a quest'altra area S dà S al quadrato. In definitiva abbiamo il quadrato di S, N e B. E quindi l'equazione differenziale, nel caso di passaggio di corrente, l'equazione differenziale completa è questa. Tuttavia c'è anche un errore nel video precedente, perché nel video precedente avevo detto che il momento torcente esercitato dal pesetto era R per Mg, invece è R per la forza di tensione, perché quello che fa ruotare il cilindro, il cilindretto e quindi tutto il blocco della bobina, non è direttamente Mg, la forza peso, ma è la tensione del filo. Nel video precedente avevo chiamato J il momento d'inerzia del blocco bobina, ma nel video successivo a questo vedremo che il momento d'inerzia bisogna considerare quello totale, che è la somma del momento d'inerzia J del blocco bobina più il momento d'inerzia del pesetto in caduta verticale. Quindi alla fine otteniamo la stessa equazione differenziale del video precedente, con la differenza che non ci va soltanto il momento d'inerzia del blocco bobina, ma il momento d'inerzia totale, compreso anche il momento d'inerzia del pesetto.